Solar Plus e Trentino Volley, insieme con inesauribile energia. Diego Mosna, presidente del Trentino Volley e Lega Pallavolo Serie A. Siamo in una situazione molto particolare, presentiamo questo secondo anno di questa iniziativa molto importante che vedrà un gruppo di ragazzi under 23 non stare al mare, non stare in montagna, stare in montagna ma non per divertimento, non per vacanza, ma per lavorare. Quindi anche in estate l'attività prosegue. Sì, è un'attività che abbiamo sperimentato per la prima volta l'anno scorso, ma è un'attività, abbiamo notato, importantissima per dare continuità alla preparazione fisica atletica e anche in generale fondamentale della pallavolo, ormai ragazzi gli atleti di under 23 che durante tutto il periodo estivo, cioè quando termina il campionato di Lega all'inizio del periodo successivo, hanno un lasso di tempo che è troppo alto e troppo lungo per abbandonare, per mantenere il livello di qualità appunto tecnico e fisico. Questa è un'iniziativa che abbiamo appunto iniziata l'anno scorso quasi in via sperimentale, è stato un successo molto importante, infatti più di 20 giocatori hanno poi giocato in Serie 1 e in Serie 2 come under 23, quindi un grande successo anche per la nostra nazionale e di preparazione per la futura nostra nazionale. Abbiamo voluto ripeterlo quest'anno con l'aiuto appunto del Comune di Trento e della PT Trento che ci aiuta per l'ospitalità e con l'aiuto appunto anche della Trentino Volley, perché naturalmente la cooperazione e la collaborazione è ampia. E così possiamo aiutare questo passaggio importante tecnico di questi andamenti. Senta, pochi giorni fa in Lega si è discusso della formula della prossima stagione. Non è facile trovare quella ideale perché è stata una stagione piena di interruzioni, piena di tanti impegni a livello internazionale. La discussione è ancora aperta comunque. È ancora aperta, aspettiamo la decisione del CEV a chi assegnare l'organizzazione delle prossime coppe europee come Final Four, sia di Coppa CEV che di Coppa di Challenge, e quindi questo cambierà quello che è l'impegno o il numero di giornate di partite da giocare per gli impegni internazionali europei. In funzione di quello che sarà questa decisione decideremo che tipo di forma adottare per il finale. C'è però la volontà di dare più possibilità possibili alle squadre di entrare nei playoff, perché da 4 si è passata lì da 4 di portarne 12. Questa formula 12 che è un'idea interessantissima perché vede terminare il campionato o iniziare questi playoff con una selezione delle semifinali con 4 gironi a 3 dove all'italiano tutti giocano come tutte e senza dare arbitro a qualsiasi pretattica di posizione di classifica. Le vincenze dei 4 gironi sono le 4 semifinaliste e da lì nasceranno le 2 finaliste che andranno al Day, quindi è una formula interessante che vede coinvolte per l'appunto 4 squadre in più delle tradizionali 8, che penso che sia qualcosa di innovativo tipico della Lega. Adesso rivolgo una domanda non al presidente della Lega, al presidente del Trentino Volley. Presidente Mosna, come cambierà Trentino Volley l'anno prossimo? Non deve cambiare, deve rimanere al massimo ancorata a quelli che sono stati i principi, gli atleti, i collaboratori, le persone dell'anno scorso, degli altri anni. Cambierà pochissimo, io penso cambierà veramente poco in questa, sia per quanto riguarda lo staff che per quanto riguarda la squadra. Piccoli cambiamenti ci sono ogni anno perché si cerca per l'appunto di migliorare, ma con un corso di preparazione di questo sestetto che ci ha dato queste grandissime vittorie, che ha un allenamento, una preparazione non solo tecnica, fisica ma anche mentale a partecipare e a mantenere questo livello di qualità e di preparazione ai finali. Abbiamo fatto un sacco di finali, non va dimenticato, e cominciamo a prendere questa abitudine importante, la vittoria di queste finali, quindi continuare.